pure che si, di cui si parla con Balotelli. Balotelli sarebbe stato un top player, ma se non ci metti la voglia non è che diventi un giocatore perché ci avresti il potenziale, perché poi non è che si vada al potenziale. Anzi, chi invece non era magari tecnico però è riuscito, come Luca Toni, no? Un giocatore che, se vogliamo, ha meno tecnica però ha più intelligenza e più impegno pure, perché comunque continua a segnare, a fare tutti gli allenamenti senza dire mezza parola al Verona. In due stagioni ha fatto 37 gol. Esatto, 37 gol ed è il secondo capocannoniere al pari con Icardi, no? E quindi è sicuramente un giocatore che io avrei voluto all'epoca che restasse di più alla Roma, ormai, perché è vecchio, magari dovesse affrontare poi tutti gli impegni, le coppe, non ce la farebbe. Però, ma secondo me, il Toni di 10 anni fa non giocherebbe con Garcia. Non giocherebbe per il tipo di gioco. Sì, per il tipo di gioco. Però questa cosa pure non è facile da comprendere, perché Garcia vuole i tre davanti veloci, ok? È chiaro. Però invece, secondo me, proprio perché le due ali sono molto veloci, quello che sta in mezzo deve essere fermo. Deve fare un gioco di sponda. Cioè, capito? Un gioco di sponda, un gioco che è Gervinho. Arriva al limite, fa quel passaggio che fa lui, la mette al centro e lui la appoggia in rete. Florenzi gli fa il cross un po' così, Olebas si dà una palla, no? Però seguendo questo ragionamento, destro sarebbe stato perfetto. Destro, se fosse un giocatore di calcio, sì. Ma infatti è inconcepibile anche il fatto che destro l'anno scorso è tornato a dicembre, se non sbaglio, ha fatto 16-17 gol in metà stagione, è diventato il capocannoniere della Roma dell'anno scorso, e poi quest'anno non è stato dichiarato non funzionare il progetto. Boh. Ma guarda, non era che destro è tecnicamente destro scarso. Ma a parte tecnica, ma non manca la grinta, cioè un mix delle due cose peggiori. Anzi, ora vi do questa notizia che leggevo prima su forzaroma.info, che l'agente di destro dice che Mattia potrebbe restare al Milan in prestito anche il prossimo anno. Che secondo me, come dire, è una cosa che ci potrebbe stare, perché così il Milan non deve sborsare un soldo. Per il Milan ci potrebbe stare. Però la Roma si leverebbe dalle scatole comunque un peso, perché lui diventa un peso, perché il reparto offensivo è fatto di 8 persone ormai, se andiamo a vedere tutti i vari che tornano, che vanno. Quindi bisognerà comunque vendere qualcuno, e vendere destro quest'anno non è per niente facile. Magari è più probabile che vada un anno al Milan, magari farà bene e allora poi si rivenderà o al Milan o a un'altra squadra per 10 milioni, non di più. Perché se lo vendi quest'anno lo vai a svendere, perché il Milan è una squadra che non ha nessun tipo di progetto, e per cui per acquistare un giocatore come destro, e comunque ha giocato 3-4 partite per infortunarsi, che è un giocatore che non ha neanche fatto tanto, il Milan per comprarlo quest'anno te lo valuta un certo tipo di prezzo, che sicuramente non corrisponde a quello che vuole la Roma. Certamente. Beh sì, lo svaluti anche per quello che l'ha pagato. Tu ti ricordi sempre che l'ha pagato 16 milioni quell'estate in Fausta, in cui poi hai venduto Borini a 12. Che là pure ci fu una spiegazione dalla società un po' strana. Poi a Roma si è cominciato a vociferare che Fabio avesse dei problemi con lo spogliatoio, poi negli effetti, no? Perché effettivamente ci aveva avuto poco senso, pagare 4 milioni in più un giocatore che aveva dimostrato di meno di Borini, perché Borini nella nata di Luis Enrique invece dimostrò di mettercela tutta. Io mi ricordo i gol che faceva i primi minuti, non so se vi ricordate, primo minuto gol e poi tenevamo l'1-0 contro, sì, Palermo a profusione. Proprio. Io vado controcorrente, non lo rimpiango tanto Borini, è sempre lo stesso ragionamento, non è quel giocatore che secondo me ti fa fare il salto di qualità. Tecnicamente non mi sembra un gran giocatore tecnicamente Borini, No, però più cuore sì, più grinta sì, quindi ovviamente più corsa, quindi più tentativi, più voglia di provare, di riuscire a segnare, a dimostrare, insomma. Allora, io ve lo tenere aggiornati dicendo che Udinese-Inter è arrivato al 45esimo, quindi fine del primo tempo, con il punteggio di 0-0, con l'Udinese che vede espulso Domizzi per doppia ammonizione, mentre gli ammoniti sono stati Pinzi per l'Udinese e Guarin per l'Inter. Quindi un'altra partita dove secondo me l'Inter ogni volta che vince, poi mi darà conferma Domenico, dicono: ah, la strada dell'Inter, finalmente questa è l'Inter, ecco Mancini, poi la partita dopo va a male, quella dopo va bene, no?
è un po' altalenante pure il giudizio. Sicuramente, sicuramente. Il discorso è che affrontare una squadra come l'Udinese in casa dell'Udinese non è mai facile, perché l'Udinese è quella squadra che ti complica sempre la partita. È, diciamo, l'anticalcio l'Udinese di Stramaccioni. Non perché sia una squadra formata da elementi scarsi, ma perché è una squadra che ti distrugge il gioco, è una squadra che non ti fa giocare. Guarda, l'Inter di Mancini rispetto a quella di Mazzarri ha sicuramente un'impronta più europea, sicuramente un'impronta, è sicuramente una squadra molto più fluida a livello di gioco. Il problema è che non sono giocatori adatti, quelli che abbiamo, per fare il gioco di Mancini. Guarda, e forse invece Garcia ha il problema opposto, sai Luca? Forse come mentalità europea da Europa League, perché poi la mentalità europea contro il Bayern è stata un'altra cosa, quello è un altro fatto. Però secondo me la mentalità da Europa League, Garcia è un uomo, un allenatore che ce l'ha. Che ce l'ha, forse gli manca, anzi sono quasi sicuro che gli manchi quella da campionato italiano. Cioè contro le piccole, lui sembra che affronti il Chievo come si affronta il Milan, come si affronta il Napoli, come si affronta... tutte uguali. Cioè mi sembra ci sia poca preparazione. È inspiegabile come cosa, perché l'anno scorso non c'era squadra che reggeva i ritmi della Roma in campo. Secondo me il problema è fisico e mentale. Non è possibile che una squadra da un anno all'altro, i giocatori che grosso modo erano sempre gli stessi, tranne qualche cambiamento che naturalmente ha pesato sicuramente bene sia certamente, non ci dimentichiamo, lo stesso Castan e Strutman non possono essere diventati comunque da un anno all'altro una squadra di brocchi. Certo, no, però c'è qualcosa che ha fallato, forse ha effetto domino, quindi prima uno e poi tutti gli altri. Naturalmente delle notizie naturalmente vanno sempre prese con le pinze, perché certamente non si sa quali fonti arrivano. Alcuni giocatori da Roma non conducono una vita da veri sportivi, l'abbiamo detto più volte. Un'altra cosa è che ho saputo che, cioè, si vocifera anche il fatto che Garcia, gli allenamenti di Garcia non siano dal punto di vista atletico così pesanti, non siano tralasciando il discorso della doppia seduta, ma parlando anche dei semplici allenamenti. Brambati, che è un calciatore, ex calciatore opinionista, dice che ha saputo da un giocatore della Roma, naturalmente non ha rivelato il nome, che è come se che ogni allenamento della Roma è un allenamento come quelli di fine stagione, no? Sì, quelli in cui ci si riscalda solamente, si corre appresso il pallone. Dal punto di vista atletico sono degli allenamenti fiacchi, sono anti-Zeman, sì, dobbiamo dire, sì, proprio agli antipodi. Agli antipodi, sì, se vogliamo, naturalmente sempre voci da prendere con le pinze. Sì, però è pur vero che molte voci hanno confermato quello che dicevi sugli allenamenti, pure che cominciano più tardi, verso le 3, no? Cioè, ragazzi, questo è un altro fatto. Il ritiro di Conte, no? Quando Conte, io mi ricordo, pareggio 0-0, no, 2-2, scusate, col Verona. Il giorno dopo, lunedì, che era di riposo, diciamo libero, ritiro la mattina alle 7:30. L'ha fatto il Napoli. Ora, noi neanche uno, noi neanche uno. Questo, secondo me, c'è una mancanza. Secondo me, il fatto del presidente, poi ne parleremo magari dopo, pesa. Il fatto che non ci sia un presidente che faccia sentire la sua presenza sul territorio, no? E che dia le, come un De Laurentiis invece fa, e come se fa, o come fa un Antonio Conte. Così forse quella personalità manca. Forse si parla di cambiare allenatore. Io non so, io sono contrario, perché sono contrario a cambiare sempre tutto, poi nella Roma, no? Ma se, allora, mettendo invece che Garcia se ne andasse al Paris Saint Germain, mi viene il nome più probabile, chi prendereste per non rivoluzionare tutto? Quindi un gioco, come dire, certo, non puoi prendere Reia che gioca col catenaccio. Domenico? Guarda, secondo me adatto alla Roma potrebbe essere uno come adesso Mihajlovic. Uno che bravo. L'allenamento in allenamento il giocatore te lo fa tribolare, il giocatore te lo fa veramente affaticare, e soprattutto un allenatore che fa sentire la sua presenza sia fuori dal campo che nel campo, perché è un allenatore che sente tutte le partite e che vuole sempre il massimo dei propri giocatori.
basta guardare anche magari anche le esagerazioni, come per esempio durante l'1-1 tra Genoa e Samp, Mihajlovic che ha preso per il collo Regini. Però è un giocatore che secondo me un allenatore che in questo momento, se si dovesse fare questo cambio, potrebbe servire, rivelarsi utile alla Roma. Assolutamente sì. Per te invece, Luca? Sì, Mihajlovic indubbiamente non sarebbe una pessima scelta. Io sono un po' più romantico, forse, dico Spalletti, ma anche per un ragionamento. Però lui, fila sì, come sì. Ragionamento. No, se la Roma negli ultimi decenni ha cambiato allenatore non si sa quante volte. I cicli da Roma sembra che durino un anno e mezzo, massimo due. Spalletti è stato l'unico che è riuscito a portare avanti una squadra per 3-4 anni. Non mi ricordo nemmeno quanto. Forse addirittura 5 anni. Spalletti sì. No, di meno. Dici? Sì, sì, forse di meno. Sì. Vabbè, comunque, un allenatore che faceva giocare bene la squadra, con una rosa che non era di altissimo livello, che ci ha portato a un passo dalla semifinale di Champions League, se tralasciamo l'episodio del 7-1 di Manchester. Vabbè, che. All'andata avevamo vinto 2-1 comunque. Certo, certo. A un passo comunque avevamo superato il girone di Champions. Siamo arrivati alle spalle di un Inter. E giocavamo bene, giocavamo bene, soprattutto. Giocavamo bene. Niente. Sì, 4 anni, dal 2005 al 2009. Poi ci fu poi Spalletti secondo me venne messo in mezzo riguardo la storia di una probabile trattativa con Chelsea. Venne cacciato in malo modo dall'ambiente Roma, sì, come sì, poi fu cacciato Ranieri. Dopo il 3-1 contro la Juve. Sì. Il primo anno, cioè quando c'era Diego, insomma, sì, che, sì, che sì, ci fece un po' impazzire in quella partita. Niente, non sarebbe male secondo me Luciano. Certo, però io ecco parto sempre dal fatto se Garcia se ne va, se Garcia vuole rimanere, dovrebbero, secondo me, Baldissoni dovrebbero cambiarlo, dovrebbero mettere una persona che prenda più in mano le redini della questione e che cominci a menare, dal punto di vista metaforico ma anche fisico. Io ricordo sempre, perché mi piace ricordarlo, che un allenatore come Sir Alex Ferguson non si fece problemi a lanciare lo scarpino a Beckham nel primo tempo di una partita contro Liverpool dove non stava giocando bene. Quindi comunque questa è un aneddoto, però per dire che ci vuole, come dire, ci vuole qualcuno che faccia da supervisore, che dia la spinta e che punisca anche quando c'è da punire. Secondo me, a meno che tu non abbia un signore come Mancini, che secondo me invece è un signore del calcio, uno di quelli che si definisce signore del calcio, che invece sa il fatto suo, come Sinisa Mihajlovic, come diceva giustamente Domenico, che è uno a cui non devi fare raccomandazioni. Ferrero poi è un caso a parte, neanche sa quando ci stanno gli allenamenti esattamente, neanche sa che cosa sono e chi ha comprato forse. Però a parte gli scherzi, Mihajlovic è uno a cui non devi dire niente come presidente. Garcia sì, perché Garcia si è visto da Lille buttato nella Roma, nella Champions, idolatrato un pochino, perché comunque era giusto, siamo andati vicino a vincere lo scudetto l'anno scorso, e se non ci fosse stata quella Juve di Conte lo avremmo vinto. E quindi, come dire, là su un allenatore come quello dovresti invece fare un lavoro. Il più grande difetto di Garcia forse è stato il fatto che si è italianizzato, no? Romanizzato, direi, dici? Ancora di più. Ancora di più, sì, perché lui ha voluto fare quello che ha fatto Conte l'anno scorso, volendo, no? Si è iniziato subito a lamentare, ha ipotizzato i complotti vari contro la Roma a favore della Juventus, mentre l'anno scorso ha sempre tenuto un po' i toni bassi Garcia, cercava sempre di sdrammatizzare anche quando gli episodi non erano a favore. Ricordiamo che la Roma, molto onestamente, ha forse 4, 5, se non 6 punti in più in classifica, perché ci sono stati degli episodi come il colpo di testa di Astori convalidato, che ancora non si sa se è gol o non gol, ma altri episodi che ci hanno visto nettamente favoriti. Quindi noi potremmo, a mio avviso, essere anche sotto il Napoli ora come ora. Il Napoli sta a meno 2, quindi. Ma diciamo che nel calcio italiano, ma anche negli altri, gli episodi ci stanno. E io sì, sinceramente non vedo tutto sto favore o contro. No, non mi è piaciuto quello che ha detto Florenzi dopo la partita contro l'Atalanta, sì. Contro l'Atalanta, in cui si è lamentato. Ah no, contro il Torino, contro il Torino. Sì, 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 contro il Torino, e si è lamentato degli episodi, questo clima di polemica fino, sì, a se stessa. Ancora meno volevo mettere l'accento su cosa? Pjanic ha rilasciato un'intervista a un giornale bosniaco in cui dice che alcuni giocatori non mettono impegno. Lui
ragazzi, lui, questo però dà un segnale, questo vuol dire proprio che non se ne rendono conto. Uno come Pjanic, che dovrebbe, secondo me, stare zitto, e già quando fece gol